Hakuna Matata ragazzi e ragazze, ben ritrovati dal vostro Ciccio Camera 89. Questo è uno di quei video che io sto registrando per dopo l'operazione. Quindi bentornati su 60 Seconds. Ho detto perché non farci una partita? Ogni tanto sia Steppini lo porto pure io. È un gioco sempre comunque carino, ci può stare. Lo trovate su Steam. Non so se lo trovate anche su Instant Gaming, non lo so. Ma se lo trovate compratelo con il mio referral link se vi va. Io andrei sempre sul classicone. Farei Apocalisse. Lo sapete che non me ricordo? Uno. Temme. Acqua. E portiamo e scarichiamo. Poi radio, ho visto la maschera. Ok, il libro delle giovani marmotte. Mi pure quello ho visto. Ok. Quindi va là. Prendiamo la mappa, il cibo e la maschera antigas. E prendiamo altro cibo. Ma dimmi te. Allora, prendiamo il cibo. Questo. Per cercare di fare così. Eventualmente posso prendere questo. Lei e lei. Perfetto. Però non è che ho preso molta. Via. Medikit. Non ci credo. Secondo me non è andata bene. Vi dico la verità. Giorno 1. Beh oddio, ma col cavolo. 7 e 6. Abbiamo questo. Secondo me non è male come partita. Lo sapete, ce la possiamo godere insieme sta partita qua. Dato che Dolores sta rompendo le scatole e vorrebbe una tazza di caffè americano, e dato che il ristorante preferito di Dolores è ciò che si trova a un paio di isolati da qui, forse qualcuno dovrebbe intraprendere una missione per il caffè. Dolores, vuoi il caffè? Vai a prendere il caffè, Dolores. Abbiamo trovato una caraffa piena di caffè freddo. Il sapore strano, non abbiamo né zucchero né latte per sapere. Ma va bene così, è un mio risparmio. Ho capito. Però, Dolores, ho paura che dato che non si è messa la maschera sta cretina. Sapete, c'ho paura di questo. Sete. E Dolores invece. Ok, quindi sete. Tendo pronta a riscare proprio da fuori. No. Nessuno se ne va via. Allora, qui vogliono andare a vedere una X sul muro. Potremmo sempre mandare Dolores. Ah, Dolores, ma sai che c'è? E togliete, va. Che così non mangi, non bevi, tutta impettita che te rode sempre il culo. Dolores, spero che tu abbia preso qualcosa di interessante. Una valigia. Ok. Acqua. Dolores, niente. Quindi praticamente Dolores non sta né bevendo né mangiando. Invece loro due continuano a bere. Occhio all'acqua. No, è troppo presto. Cosa? Ok, quindi io prenderei la radio e butterei la mappa. Anche se la mappa ci serviva. Però magari la possiamo riparare in qualche maniera. Allora, sete, fame. Ok. Drin, credevo non ho più sentito del suono al telefono quando improvviso un apparecchio ha iniziato a suonare all'esterno. Sarà stata la cabina strada? Forse bisognerebbe rispondere. Ma guarda, Dolores, nel dubbio vai, Dolores, che tu sei una abbastanza... sei abbastanza propensa. Vediamo che cosa è successo. Sentite, io il giorno 8... io preparo la spedizione e penso che manderò Dolores. Perché comunque, dato che è radioattiva, ci sono meno probabilità che qualcuno ci prenda se non ha una maschera. Quindi Ted bere, Timmy bere, Dolores mangiare. Però, dato che Dolores deve uscire, bere, Dolores, guarda, nel dubbio. Ok, Dolores, ti porti la maschera antigas. Ciao Dolores, ciao. Ok, io utilizzerei la radio per vedere se tante volte qualcuno qualcosa. Questo è il terzo giorno senza Dolores, ragazzi. Io ve lo dico, Dolores potrebbe essere andato a morire ammazzato. Possiamo rimanere qui, non per sempre, momenti sempre pensavo. Sì, io lo utilizzerei la radio. C'è il rischio che si rompe, Dolores, quando vuoi tornare a casa, perché stiamo cominciando a preoccuparci, ma più che altro per le risorse che potevi portare. Ok, no, non apri niente, stai fermo, non mi piace perché noi ci abbiamo abbastanza. Tornata Dolores, cosa hai portato Dolores? Oddio Dolores, dimmi che hai portato qualcosa, ma sai il cibo? Cibo...
Quindi due zuppe, un fucile, la carta. Ottimo! E Dolores, penso che tu ti sia meritata il cibo. Ci manca l'acqua, eh. Io direi di far uscire Ted. Tim è sempre stato vivace e rifugio nel deserto, il luogo migliore per un ragazzo. No! No, Tim, tu non esci. Anche perché ho un'idea per te, Tim. Dato che ti va tanto di uscire, Tim, potresti andare a prendere delle provviste, sai? Perché mi sembra che se tu fai uscire Tim, Tim ne esce più. Cioè, non ritorna più. Sembra persino allegro, Tim. Dolores non mangia da un bel po'. Sta molto tranquilla per Ted. Io direi che potrebbe uscire Tim. E gli facciamo... Allora, perché così potrebbe portare un sacco di roba. Sono indeciso, sapete? Timmy, vuoi andare, bello e papà? Ma Timmy, tanto tu poi tra poco impazzisci, quindi io te farei andare fuori, guarda, bello e papà. Così mamma e papà si divertono pure un attimo. Voleva uscire Timmy, ecco. Ok, un commerciante vorrebbe da mangiare. Secondo me glielo possiamo dare perché ce n'abbiamo tanto. Magari ci dà l'acqua. Un gatto. Porca miseria, è vero! Ho fatto entrare il gatto. Porco due! Non mi ricordavo che ci arrivava Sekirov là. Sti cavolo dei gatti, perché ci stanno diversi finali, no? L'esercito è quello che io punto sempre, ma in realtà ci stanno diversi finali. Allora, c'è un uomo, bla 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 bla. Non è contagioso. Ci aiuteranno a difendere. Diamogli una zuppa. Ne abbiamo in abbondanza. Tornato Timmy? Tornato Timmy con un botto di acqua. Secondo me, let's go Timmy. Meno uno. Ok. Due bottiglie d'acqua. Non male, non male, non male, non male. Quindi chi è che ha sete? Sete, Ted e fame. Sete, Ted e fame. Siamo lì lì, eh. Sarete della sua coraggiosa gemella. Spendamente spera accampamento di banditi qui vicino. Dico che ci facciamo i cavoli nostri. Nessuno va. Mi dispiace per tua sorella. Noi siamo una famiglia unita e non ci interessa. Io direi che secondo me. Ritorna dalla sua ultima spendolazza. Ma una piccola ferita. Eccola, vedi? Se aspetti un attimo, Dolores. Io ti farei uscire. L'allero, Dolores. Per me deve andare fuori Dolores, raga. Deve andare fuori Dolores. Tanto sta malata, non abbiamo il medikit, non abbiamo niente. A sto punto non mangia, non beve, ce la siamo tolta. Ted, fidate, va bene così. Sì, controlliamo l'indirizzo di Sekirov e per andare avanti con la cosa del gatto, sono abbastanza sicuro. Giorno 25. Sekirov mi sa che gliel'abbiamo riportato, se non erro. Esatto, mi sembra che tra poco ce lo dovrebbero riportare, tra l'altro. Sete. Stanco. Questo è un fuck. Vabbè. Dolores non torna sto giro. È uscita malata. Se torna col medikit glielo do. Allora, un gruppo di dottori oggi ha bussato alla nostra porta che hanno delle provviste per fornire i loro kit medici. Non abbiamo. Guarda, eh. Guarda, mo ci danno il kit medico e Dolores non c'è. Bottiglia d'acqua e abbiamo un buon mangio. Ok. Infatti Sekirov è tornato. Regà, le provviste mi danno sul nostro mio pasto senza zuppa e pomodoro. Raga, ma così... Così stiamo messi male, eh? No, no, non gli do niente, mi dispiace. Ok, costruiamo una trappola. E costruiamo una trappola per il procione. Qual è il problema? Ok. L'ha graffiata tutta. Uno di zuppa. Il procione ha scavato un buco nella valigia di pelle. È scappato, strano, vabbè. Forse me lo lasciamo fare o dovremmo esaminarlo? No, lascia fare perché mi sembra che il gatto si incassa da morire. Ok, uno parlava di una donna che avevano catturato e della descrizione sembrava Dolores. Temiamo che la rivedremo. Boh. Io farei uscire Ted perché stiamo finendo tutto. Ascoltiamola. Ascoltiamo pure sta voce che è in lingua straniera. Raga, non la vedo bene sta partita. Cioè, stavamo andando bene ma... Raga, io rischio. O faccio uscire Timmy. Perché se Ted muore, muore. Io manderei Timmy. Timmy, bello papà, let's go, va. Va a cercare mamma, Timmy. Timmy, ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Ted ha fame. Sì, ormai è pura sopravvivenza, raga, ma non credo. Apriamo sta valigia di pelle, dai. Apriamo la valigia di pelle che stava fuori la porta. Mo' esplode, ma dai roba. Ecco due. Ah, ho sbagliato, raga. Ho sbagliato, raga. Ho buttato la partita, me dovevo fare gli affari miei. Con tutte le persone che non abbiamo aiutato, me lo dovevo aspettare. Se Timmy torna col medikit,
Bene, se no abbiamo perso. Ok, sì, andate, vai verso l'aria, fai come te pare, io spero che torni Timmy con un medikit, ma penso che... Ok, sembra non possa continuare la sua ricerca senza collaborazione del tuo servo. Dato che il gatto non sembra in che lasciare il nostro bunker, beh, volevo aiutare il suo progetto. Date le circostanze, potrebbe essere una cattiva idea, fare amicizia, anzi... Ok, perché lui mi sembra che è tipo un dottore, il gatto, intrappolato dentro al corpo di un gatto, mi sembra. Io butto un po' di spray nel coso, chi se ne frega. Che mi sembra che se controllavo mezzo un papà addosso qualcosa. Ok, Timmy non tornerà. Molto bene. E raga, è andata. Perché Timmy oggi ha bussato alla nostra porta un giovanotto in cerca d'aiuto. Ha detto di averci osservato un bel po' e potete voler fidare. Sembrava che fossimo... Va bene. E tanto raga, guarda, può succedere qualsiasi cosa ormai. Penso che qualcuno abbia sparato. Niente, Ted sta impazzendo. No, perché se Ted lascia il bunker è fatto. Raga, Ted è impazzito. Cioè, raga, finita. 39 giorni dopo tanto tempo che non c'è gioco, ci può sta. Però ormai è andata. Non puoi uscire. Ma si mangia dei funghi, ma che va. Guarda, ma che va. Magari sono lassativi, che ne sai. Vai, vai, pescate nelle acque torbide. Vai, vediamo con questa valigia che cosa ci potete mai fare. Ma non va. Raga, ci serve il medikit. Sono contento. Sono proprio contento. No, non puoi uscire. Non posso darti il cibo. Ma per fare quella cosa del dottore. Raga, giorno 42. Ma è finita, raga, è finita. Ok, forse qualcuno ci ha bussato alla porta. Ma, ripeto, guardate, gli do delle munizioni al commerciante. Magari mi dà un medikit. No, ci ha dato una zuppa. Sì, 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 questa è la cosa che l'esercito. Tu devi andare in un bosco, tagliare, fare, disfare. Ted, sei un grande perché è impazzito con l'ascia. Non stiamo andando male, ma non ce la facciamo. Ma guarda, sì, ma prenditi queste zuppe. Ma prenditi queste zuppe. Prenditi queste zuppe, guarda. Ted, è andata, sete e fame. Ted, meno qua. Madonna, sete. Oddio, non ho il cibo. No, Ted. E io ve sparo in bocca, ve sparo. Non mi chiudo. Ma chiuditi, va. Chiuditi, chiuditi. Chiuditi il cannone. Infrangibile. Ho fatto un achievement, pensa. Visto che ancora... sì, va bene. Io non ho più niente. Regà, Ted sta male, stremato, c'ha fame. È andata, regà, eh. No, si è ammalato. È ita, regà. È andata. Penso che l'abbiamo giocata... niente, regà. Quanto si è ammalato? Ted, tesoro mio, è andata male. Non sono tornati Dolores e Timmy. 26-44. No, 49 giorni. Però, cavolo, quasi quasi. Non è andata malissimo. Siamo morti, no, è morto Ted, non noi. Non noi. 6 di 8 spedizioni. Che peccato. Signori e signorine, io spero che il video vi sia piaciuto. Questo piccolo ritorno ci sta, secondo me. Al prossimo appuntamento, 89. Lasciate like, mi raccomando. Ciao, ciao.